Il Transumanze Sila Festival ha fatto tappa a San Giovanni in Fiore, animando una fresca serata d'agosto. A fare da cornice ad artisti di strada e concerti che hanno animato l'intera serata è stata la spettacolare ambientazione dell'Abbazia Florenze. L'evento più atteso e di maggiore suggestione è stato il concerto di Paolo Zanarella, il pianista in volo che con le sue note sospese ha incantato letteralmente gli abitanti del luogo. Un evento unico e originale per il territorio silano, che aveva già constatato le qualità del pianista, di origini padovane, già lo scorso settembre a Lorica, sul lago Arvo. Il Transumanze si conferma una vetrina importante sulla Sila, riuscendo a valorizzare le risorse del territorio e promuovendo la cultura e i paesaggi che fanno del Parco Nazionale della Sila uno dei luoghi più belli al mondo. Beh, oggi è una giornata straordinaria per la città di Gioacchino da Fiore. Stiamo assistendo a eventi irripetibili. Vedere Paolo Zanarella, il maestro, con il pianista fuori posto, gli altri spettacoli che si stanno svolgendo nel nostro centro storico e vedere una cornice di pubblico così straordinaria ci riempie di gioia e di orgoglio. Un grazie a Transumanze, un grazie al presidente Oliverio della Regione Calabria per averci voluto questo spettacolo, questa giornata qui a San Giovanni in Fiore, e un grazie alle mie concittadine e ai miei concittadini per aver riempito il centro storico quest'oggi. Giornata indimenticabile stasera a San Giovanni in Fiore con la prima kermesse di partenza di Transumanze Sila Festival, con il grande maestro Zanarella e l'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore abbiamo passato una serata veramente, veramente speciale. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa prima serata che è appena iniziata, infatti fra poco ci saranno altre attività culturali. Quindi vi aspettiamo al Transumanze Sila Festival. Questa è una città accogliente, calorosa, straordinaria, meravigliosa e bellissima. Ho usato dei superlativi adeguati, credimi, perché quando io sto bene vuol dire che la città sta bene. Io sto bene dove l'aria è giusta, l'energia è giusta, e io questa sera mi sono trovato davvero bene e vi ringrazio. È già la seconda volta, l'anno scorso ero al lago Arvo, e devo confermare che l'energia è quella giusta, e io quando trovo questa energia mi trovo davvero bene e suono veramente con gioia volentieri.